Buonasera, ehm, questa sera, come vi dicevo già prima, inauguriamo la mostra dal titolo Christmas Expo, e in mostra abbiamo cinque artisti, tutti, ovviamente, come sempre, da nazionalità differenti. Siamo felici di avere qui con noi tre artisti. e Qui con noi abbiamo l'artista Joanna Kardiakou dalla Grecia, un gentile applauso, anche se avete già fatto. Grazie. Beh, Chirismolski, accanto a lei eh, dalla Bielorussia, ma vive in Vienna, in Austria. <ride> Grazie. Abbiamo con noi l'artista Fatima Al-Baidi dall'Iraq e ci tengo moltissimo a dire che lei è ambasciatrice della pace tramite l'arte. Volevo ringraziare questa sera lei e suo marito per essere venuti qui eh, all'inaugurazione e volevo spendere due parole. Di ringraziamento perché abbiamo avuto il piacere di conoscerli, di persone, di parlare con loro. Le sue opere sono quelle di fronte a me, molto colorate perché, nonostante la difficoltà che loro devono affrontare tutti i giorni nella loro nazione, lei, nonostante tutto, ha il coraggio e la forza di inserire del colore nelle sue opere e questo non è veramente da poco. È una, mh, Veramente mi ha, mi ha colpito il loro modo di affrontare giorno dopo giorno la vita e veramente mi, ha, mi hanno colpito il loro modo di. di... Scusate, l'emozione mi vengono le parole, ho preparato il discorso, ma ora proprio sono talmente agitata, emozionata. Comunque io ringrazio loro perché mi hanno trasmesso un'emozione unica perché noi non, va, non diamo valore giornalmente alle nostre cose. Alla nostra vita, nonostante non, non abbiamo le stesse difficoltà che affrontano loro giornalmente, e loro tutti i giorni ringraziano Dio di svegliarsi e, accanto ai loro figli e ai quattro figli. E proseguo con la presentazione degli artisti che purtroppo non sono qui con noi: Jaime Lupercio dal Messico e l'altro artista no, Marzio, scusate, Decker. Dal Brasile. E a questo punto passo la parola al nostro critico d'arte Virginia Bazzecchi e Ganucci Cancellieri, che introdurrà tutte le opere di tutti gli artisti qui in mostra. Vi auguro buon proseguimento e auguri di buon Natale a tutti. Grazie, grazie, Angela. Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento con l'arte contemporanea. Stasera il titolo della mostra è Christmas Expo. Oso è un titolo a tema, indubbiamente. Eh, ma eh, le proposte di stasera sono estremamente eterogenee e sono dipinti dalle tecniche e stili diversi, eh, che a mio parere offrono punti di vista originali e distinti. Ecco che quindi eh, il mio compito è quello un po' appunto di introdurvi eh, quelli che sono i protagonisti di questa sera, cinque artisti stranieri, eh, cinque artisti eh, come dicevamo dallo stile molto diverso. E vorrei partire proprio da Ioanna Cardiacu eh, che è qui con noi e che espone nella prima sala, eh, potete vedere le opere sulle due pareti della prima sala. Ioanna Cardiaco, come diceva prima Angela, è un'artista greca eh, che, sebbene molto giovane, ha comunque già all'attivo numerose opere e numerose partecipazioni anche a mostre collettive e personali. E inoltre, detiene anche il titolo di membro dell'UNESCO eh, nell'ambito delle arti e della scienza e delle lettere eh, in Grecia. Quindi. Insomma, sono artisti quelli di stasera, tutti estremamente anche impegnati in ambito sociale e culturale. Quindi non solo l'artista di vecchio stampo chiuso nello studio, <ride> non scherzo. Eh, quello che vorrei dirvi stasera eh, riguardo a quest'artista hm, è che Ioanna Cardiacu ha elaborato un linguaggio personale caratterizzato da una grande autenticità espressiva. Se però osservate le sue opere, sono sicura che noterete che la caratteristica è proprio la condotta pittorica. In effetti sono tutte opere realizzate con eh, questa tecnica molto svelta, rapida, sicura, eh, quella che eh, in arte viene definita prestezza, la prestezza che ha caratterizzato grandi pittori, andiamo a scomodare Tintoretto, ma se no più vicino a noi scomodiamo De Pisis. E che cos'è? Proprio questa capacità di realizzare le proprie opere con eh, grande velocità e eh, sicurezza, ma soprattutto con questa eh, leggendaria sveltezza. L'artista quindi unisce questa particolarissima tecnica a una spontaneità di ispirazione e sì, anche a un vitalismo, proprio a una tensione creativa. Molto intensa, che si unisce a una pittura incentrata sul colore ma anche decisamente materica. Se osservate bene da vicino le opere, noterete che l'artista riesce a modellare forme e volumi con il pennello e soprattutto con spatole cariche di colore rappreso. Per quanto riguarda invece il campionario pittorico, si restringe indubbiamente al campo del paesaggio, delle nature morte. In particolare un soggetto prediletto sono i fiori. I fiori, come sapete, in arte sono il simbolo per eccellenza della vanitas, della bellezza che sfiorisce, quindi simbolo della caducità, della vita. Però nei dipinti di Johanna Cardiacu sembra quasi, almeno questa è stata la mia impressione, che nella registrazione quasi fulminea della realtà. In qualche modo riesca a deludere, a sfuggire, almeno per questo momento, eh, la fuga inarrestabile delle ore e del tempo. E quindi, io trovo questo aspetto molto interessante, così come la vivacità di tocco, che non solo eh, ha qualità visive, ma anche tattili. Ora, invece, vorrei parlare eh, di un'altra artista, che è Fatima al-Obaidi che come già ha introdotto Angela è un'artista irachena, eh, che oscilla nei suoi dipinti tra eh, un vibrante lirismo e um, un'inesoribile proprio fantasia cromatica. Le sue opere le potete vedere esposte qui di fronte a me, eh, è un'artista che indubbiamente lavora eh, sulla, su una pittura pura, cioè una pittura che si serve dei propri mezzi specifici in particolare il colore, il colore quindi come medium, come medium però per costruire non la realtà fenomenica, la realtà che ci circonda, ma una realtà che acquista intonazioni e percezioni diverse, tonalità emotive diverse. In effetti tutte le opere eh, di quest'artista sono caratterizzate da questo vitalismo cromatico eh, eccezionale, da questa vivacità proprio eh, cromatica e se il colore quindi è l'elemento strutturale, la componente principale però eh, non è solo un mero strumento ma anche come mi ha spiegato nell'intervista eh, nell che vi invito anche poi a vedere, sarà visibile tra una settimana sul sito, è molto interessante perché scoprirete, ma non vi svelo troppo, però vi do solo qualche informazione, eh, scoprirete che per l'artista assume un valore espressivo e significati diversi eh, legati proprio alla vita. E per questo ho già detto troppo. Quindi l'ultima informazione che vi svelo su Fatima Alobaidi è che come diceva anche Angela è un'artista molto impegnata. Eh, nell'ambito della promozione della difesa culturale, oltre a essere membro onorario eh, di importanti associazioni internazionali, eh, ha ricevuto anche il titolo di ambasciatrice per la pace attraverso l'arte. E questo è per quanto riguarda Fatima Al-Obaidi. Invece alle mie spalle abbiamo un'artista tecnica completamente diversa. E soprattutto dei dipinti estremamente diversi. Sono le opere di Marzio Decker, eh, che come potete vedere è un artista eh, poliedrico eh, che riesce mh, a creare un interessantissimo connubio tra eh, la verve creativa. E poi la sua passione per l'astrazione, eh, l'architettura e il design. E eh sì, perché Marzio Decker, prima di essere artista, è anche architetto. E come realizza queste opere? Queste opere sono eh, tutte create attraverso elementi e una tecnica mista. L'artista realizza eh, il dipinto astratto e poi dopo pone come schermo proprio eh, questo vetro quadrettato molto spesso. Uh, questo vetro uh, crea questi, mh, questi ritmi uh, molto dinamici tra colore e luce, che però non danno vita a rapporti stabili e fissi. In realtà sono rapporti in continua uh, mutazione. Basta cambiare il punto di vista, il punto di osservazione e noterete effetti diversi. Sì, un po' come la optical art, uh, però in realtà... Dietro questo espediente, anzi dopo vi invito anche proprio ad osservare il dipinto da posizioni diverse, ehm, questo espediente in realtà tradisce eh, una concezione della realtà come qualcosa in continuo divenire, cioè come un flusso di fenomeni ehm, che vengono percepiti nella mutevolezza delle loro strutture visive. E ovviamente anche qui il colore ha un, valore, eh, un ruolo primario e costruttivo. Quindi eh, queste sono opere veramente particolari e proprio per questa capacità dell'artista ehm, di aver eh, creato una tecnica mh, estremamente interessante è stato premiato, oltre che in numerose occasioni internazionali, è eh, inserito anche dal 2013 nel Museo di Arte degli Artisti Viventi al Balboa Park eh, a San Diego in California. E ora invece facciamo un tuffo in un'arte un ancora diversa, eh, che è quella di Bek Bekir Smolski, che anche lui è qui in compagnia con noi, e del quale potete apprezzare le opere qui eh, nella parete alla mia destra. Beh, Bekir Smolski è un artista, anche lui estremamente versatile, pol poliedrico, ehm, che realizza questi paesaggi un po' irreali, no? Eh, noterete elementi eh, simbolici, elementi romantici, fantastici, tutti fusi insieme. Dal punto di vista formale, indubbiamente, l'artista rimane fedele a un realismo, a un singolare realismo. E si nutre di una cromia molto differente da quella che abbiamo visto eh, finora. Fatima Al al-Obaidi è un'esplosione di colori. Bekir Smolski invece si concentra eh, proprio su tonalità cupe, su un colore, un cromatismo contenuto, eh, con un contenuto su gamme come i blu, i grigi e i verdi che però vengono sempre alleggeriti da queste sensibilissime trame luministiche. Perché? Perché, per l'artista, al centro di tutto, la sua ricerca, c'è la luce, una luce eh, che per lui ha un significato importante. E anche per questo vi invito a vedere anche la sua intervista perché eh, insisto su questo discorso delle interviste perché delle volte sono interessanti proprio per entrare un po' più dentro nelle opere eh, degli artisti. E è sempre diverso rispetto a quando magari ve le spiego io che comunque sono di fuori rispetto a quando le spiega l'autore stesso. Comunque, indubbiamente, la ricerca artistica di eh, Bechir è incentrata sulla luce, una luce eh, che eh, per lui è impalpabile, sottile, anche quasi salvifica. Eh, il suo compito è proprio quello di cogliere quell'attimo e quell'istante. Di quella infinita mutevolezza ed è quindi una luce che, come potete vedere nel, nell'ultimo quadro, riesce a penetrare nell'intrico eh, nell estremamente denso della vegetazione, eh, oppure riesce a farsi spazio tra le dense coltri eh, di nebbia, come in quel dipinto, oppure avvolge comunque eh, le ombre. Quindi, quello di Bechir è sicuramente un mondo quieto, silenzioso, ma è un mondo comunque sempre in bilico, sospeso tra sogno e realtà, tra, uh, tra mistero e eh, attesa, e che si pone comunque alla contemplazione dell'uomo. L'ultimo artista che eh, partecipa alla mostra Christmas Expo è, è l'artista Jaime Luperzio, eh, che è l'artista che potete vedere di fronte a Beck Rismolski. Questo artista è l'autore di visioni eh, fantastiche popolate da bizzarri animali, da oggetti misteriosi, da figure eh, particolarissime. L'artista in effetti crea volutamente questi contesti criptici, allegorici, nel quale inserisce queste figure antropomorfe che sembrano provenire da un mondo lontano, un mondo dove le necessità interiori si intersecano sempre alle mutuazioni fantastiche dell'inconscio. Eh, a mio parere, proprio i dipinti eh, di Luperfio eh, sono dipinti che rappresentano il mondo visibile, però in senso più lirico, perché in effetti le sue forme, le forme dei suoi dipinti, sembrano come emergere da una profondità primordiale, quella che noi chiameremo sogno, idea, fantasia, e a contatto con la tela però si trasformano in liriche realtà. Per quanto riguarda eh, i debiti <ride> formali, beh, qui troviamo due grandi riferimenti nell'ambito della storia dell'arte. Per quanto riguarda la sua entusiastica adesione alle suggestioni cromatiche, beh, qui il riferimento è Paul Klee, la grande astrattista che ha incentrato tutta la sua pittura sulla scoperta del colore. <ride> Mentre però il segno decisamente forte... Il tratto marcato si riferisce a un pittore newyorchese, Jean-Michel Basquiat, eh, che è un artista, uno dei maggiori esponenti del graffitismo eh, americano che purtroppo è morto giovanissimo, stroncato eh, dalla droga e dall'overdose, ma che comunque nel suo ambito è stato un grande innovatore. Ecco che l'artista quindi fonde questi eh, due riferimenti, eh, dando vita a questi quadri originali, eh, semplici ma estremamente eleganti, spontanei, eh, che sono sempre oscillano tra questa mh, totale trasfigurazione della realtà e questa tensione verso l'astrazione. Ora io il mio compito di cicerone eh, tra gli, nella spiegazione eh, delle opere degli artisti è terminato, però vorrei salutarvi con un'ultima piccola riflessione eh, collegata ovviamente alla mostra, ma anche a quello che eh, diceva Angela, eh, ovvero che una mostra come Christmas Expo ci dà indubbiamente la possibilità eh, di vedere proposte differenti ed è quanto co comunque il panorama artistico oggi sia estremamente eclettico. Però ci dà anche la possibilità di osservare come delle volte di fronte a un quadro riusciamo ad emozionarci per un piccolo elemento, magari una sfumatura anche solo di colore. Questo ci può produrre eh, anche una grande emozione. Ecco che quindi eh, è un po' come succede nella vita di tutti i giorni, dove eh, un piccolo istante, un attimo eh, racchiuda in sé invece proprio quei granelli di felicità eh, grazie ai quali l'anima vive e respira. Quindi, visto che siamo anche a Natale, <ride> possiamo capire meglio eh, come in realtà è importante custodire e anche eh, tenere, apprezzare gelosamente questi piccoli attimi eh, che si trasformano come eh, che trasformano ogni giorno in Natale, ovvero in un giorno speciale e quindi mi è venuta proprio in mente la parola ehm, la frase di Charles Dickens nel canto di Natale, quando lui afferma che onorerò il Natale, eh, nel mio cuore cercherò di tenerlo sempre con me per tutto l'anno. E quindi era un po' questo quello che intendeva anche Dickens. Grazie per l'ascolto, vi auguro buona serata e soprattutto buon Natale, visto che ormai ci siamo.